Giovanni Pascoli, insieme con D'Annunzio, l'abbiamo già detto, è il massimo esponente del decadentismo italiano. Nasce nel 1855 a San Mauro di Romagna, da una famiglia della piccola borghesia rurale, di condizione abbastanza agiata. Suo padre, si chiama Ruggero Pascoli, era il fattore di una tenuta agricola molto ricca, molto fertile, e quindi, pur amministrando semplicemente della terra per conto di altri, aveva messo da parte una certa ricchezza. Era la tipica famiglia patriarcale dell'Ottocento, in cui c'era il paterfamilias, Ruggero, la moglie sottomessa al marito e poi tantissimi figli, mi sembra 10, una decina. Giovanni era il quarto di questi figli. Quindi sembrerebbe che ci siano tutte le premesse per un'infanzia felice. In realtà, purtroppo, quando Giovanni ha 12 anni, il 10 agosto 1867, ricordatevi soprattutto 10 agosto come data, che è importante, nella notte di San Lorenzo, mentre tornava a casa dal mercato, il padre Ruggero viene assassinato, probabilmente per motivi di invidia da parte di alcuni nemici che volevano prendere il suo posto nell'amministrazione della tenuta. Questo è l'evento che cambia totalmente la vita di Pascoli. Di solito facciamo poca biografia degli autori, invece con Pascoli è fondamentale capire bene la sua vita, perché poi si ripercuote tutto sulla sua produzione artistica. La morte del padre segna purtroppo per Pascoli l'inizio di una giovinezza travagliata, perché poco per volta la famiglia cade in rovina, viene meno l'entrata economica, finiscono in povertà, e a questo purtroppo si aggiungono una serie di altri lutti terribili, tant'è che di 10 che erano, poco per volta muoiono anche gli altri fratelli maggiori, le sorelle, la stessa madre, alla fine rimarranno soltanto in 3. Giovanni, Ida e Mariù, nell'età matura di Pascoli, quindi rimarranno soltanto 3 dei 10 fratelli Pascoli, quindi una strage, una tragedia. Purtroppo per Pascoli è veramente una sciagura continua. Nel frattempo Giovanni era entrato in un collegio, sapete che ai tempi si studiava nei collegi, aveva avuto anche l'aiuto di un padre, un professore, che lo aveva aiutato a completare gli studi liceali, era molto bravo, riceve studi di stampo classici, classicisti, impara veramente bene il latino e viene cresciuto nel clima dell'Ottocento, quel clima positivistico che abbiamo già studiato e approfondito. Nel 1873, grazie a un brillante esame di ammissione, riesce a entrare con una borsa di studio a studiare lettere all'università. Ci sono tanti aneddoti che girano su questo esame di ammissione, semplifichiamo molto. In realtà tra i membri della commissione di questo esame c'era lo stesso Carducci, Giosuè Carducci, vi ricordate, il poeta abate della generazione neounitaria, il grande professore universitario, che nonostante Pascoli non avesse i libri per studiare la traccia assegnata, nota l'abilità del ragazzo e contribuisce ad assegnare la borsa di studio che gli permise di studiare all'università, cosa che altrimenti, vista la sua povertà, non avrebbe potuto permettersi. In questi primi anni della giovinezza universitaria, Pascoli si avvicina al socialismo. Socialismo vicino alle posizioni di Andrea Costa, che è un politico molto importante di questo periodo che agisce soprattutto in Romagna, dove si trova Pascoli, ed è vicino alle idee dell'anarchismo di Bakunin. Durante una manifestazione studentesca, giovanile, Pascoli viene arrestato e per qualche mese è in carcere in attesa di processo. Poi viene processato, viene assolto, viene liberato, ma questa esperienza è veramente traumatica per il giovane Pascoli, e quindi da quel momento in poi deciderà di non prendere più parte alla vita politica attiva. Si laurea
con una tesi sul lirico greco al CEO nel 82, 1882, quindi siamo nello stesso anno in cui, vi ricordate, c'era la pubblicazione delle prime opere veriste di Verga, c'era la pubblicazione delle opere di D'Annunzio, di Terra Vergine, di Cantonovo. In questo contesto culturale Pascoli si laurea e comincia la carriera di insegnante liceale. Gira per varie sedi, poco per volta fa carriera come insegnante liceale, diciamo così, riunisce le sue due sorelle, Ida e Mariù, e vive con loro. Il tentativo di Pascoli è quello di ricostruire nella vita adulta quel nido familiare, questo è un grande mito di Pascoli, il nido familiare, che era andato perduto con la morte del padre. Nel 1887 si trasferisce a Livorno, dove rimane fino al 1895, e qui cerca di ricostruire appunto quel focolaio domestico che era andato perduto. E vedremo che il rapporto con le due sorelle è un rapporto abbastanza morboso in realtà, e questo sarà molto importante quando parleremo poi della poetica. Sia Pascoli nei confronti delle sorelle, sia le sorelle nei confronti di Giovanni sono molto possessivi, gelosi, attaccati. E probabilmente è anche normale, visto quello che era successo nella loro infanzia, ma ci sono anche degli episodi spiacevoli. Quando, ad esempio, una delle due sorelle si sposa e esce da questo nucleo familiare, Giovanni ha una crisi di nervi, va in depressione, ha uno stato depressivo. Quando Giovanni stesso si fidanza con una cugina, già in età molto avanzata, viene fuori un caso di stato, tant'è che poi per la gelosia dell'ultima sorella rimasta, Pascoli poi rompe anche questo fidanzamento. E quindi sostanzialmente c'è una difficoltà emotiva, c'è una difficoltà di rapporti umani, c'è una difficoltà di relazioni. Pascoli si ritira, soprattutto d'estate, in una villa, in una casa di campagna che ristruttura a Castelvecchio di Barga, 1800, dal 1895. Dopo, allora, non vi avevo detto i nomi, scusatemi. Ida si sposa nel 1895, Mariù e Pascoli si trasferiscono d'estate soprattutto a Castelvecchio di Barga, che è un paesino nella campagna vicino a Lucca. Quindi ci siamo spostati in Toscana, ricordate, si era spostato a insegnare a Livorno, e ci sono grandi periodi di meditazione, di riflessione, di vacanza, diciamo, estati, diciamo così, in cui Pascoli si dedica alla letteratura. Nel frattempo era passato a insegnare dal liceo all'università, comincia a essere insegnante soprattutto di lettere classiche, quindi latino e greco, in giro per l'Italia. Prima grammatica greca e latina all'Università di Bologna, poi letteratura latina all'Università di Messina, Pisa, dove è più vicino al suo rifugio di Castelvecchio di Barga, e poi, dopo la morte di Carducci, nel 1905, subentrerà al maestro come professore ordinario, un grande barone, diciamo così, della cattedra di letteratura italiana di Carducci a Bologna. Quindi siamo sempre in Emilia-Romagna. La vita di Pascoli è quindi la vita del perfetto borghese dell'Ottocento, un borghese che dimentica le sue problematiche politiche, sociali, di adesione a un determinato modello giovanile quando fa carriera, quando riesce a entrare in quel mondo borghese, quando ha i suoi proventi. Vedremo poi queste idee torneranno nelle sue opere. È esattamente il contrario, l'opposto del poeta maledetto, se ci pensate, no? Il poeta maledetto era colui che rifiutava la società, che ricorreva alle droghe
all'oppio, all'eccesso per cercare una via di uscita a questa società in cui non si riconosceva. Dal punto di vista della vita, invece, Pascoli è l'esatto opposto del poeta maledetto. Ma se ci pensiamo bene, dal punto di vista della vita, Pascoli è anche l'esatto opposto di D'Annunzio. Una vita privata, riservata, che ha come unici momenti pubblici quelli dell'insegnamento universitario, sembrerebbe totalmente estraneo al contesto del decadentismo. Eppure, abbiamo detto, Pascoli, insieme ad D'Annunzio, è il più grande esponente del decadentismo italiano. Quindi noi adesso, andando ad affrontare le sue opere, cercheremo di capire quali sono le turbe sotterranee, le allusioni nascoste, la cultura che emerge dietro questa patina, questa apparenza di borghese perfettamente inserita nella società, che rendono Pascoli una persona estremamente moderna, un poeta, un autore estremamente nuovo da un certo punto di vista rispetto alla grande tradizione letteraria italiana. E che ci fanno capire che in realtà è una persona franta, scissa, frantumata, che non ha tutte queste certezze come potremmo aspettarci, anzi, che capisce quelle che sono le diverse problematiche del reale, del vero di questa società. Vi parlo velocemente delle opere, poi andiamo ad approfondire la poetica. Principalmente Pascoli è famoso per poesia. La prima raccolta veramente importante di Pascoli si intitola Mirice, che si scrive con la Y, M-Y-Ricae, Mirice, Mirice, una parola latina, del 1891. In realtà è una raccolta di liriche che già erano uscite in album per gli sposi precedentemente, che poi viene continuamente rielaborata, ripubblicata. Nel 1897 escono i Poemetti, e sempre di questo anno è il fondamentale saggio che ci spiega la poetica di Pascoli, che è stato pubblicato sulla rivista Il Marzocco nel 1897 e si intitola Il fanciullino, dopo lo leggiamo. Nel 1903 escono i Canti di Castelvecchio, che appunto prendono il titolo da Castelvecchio di Barga, il luogo idillico del rifugio. Nel 1904 i Poemi conviviali. E poi ancora ci ricordiamo dei titoli forse un po' minori di raccolta, ma che almeno citiamo perché sono significativi. Odie Inni, i poemi del Risorgimento, le canzoni di Renzio, trovate tutto sul vostro libro, i poemi italici. Pascoli ritorna appena prima di morire, Pascoli muore nel 1912 di un tumore allo stomaco. Appena prima di morire, nel dicembre del 26 novembre, scusatemi, quindi verso la fine del 1911, ritorna con un grande discorso nella scena politica, nella scena pubblica, discorso celeberrimo, famosissimo, La grande proletaria si è mossa, che è un'esaltazione della nuova impresa coloniale dell'Italia in Libia. Vi ricordate la guerra di Libia che abbiamo fatto in storia? Pascoli riprende le sue idee socialiste per esaltare l'Italia che finalmente si sta muovendo per dare una terra ai suoi cittadini che erano invece stati costretti fino a quel momento ad emigrare. E vedremo fra poco nella concezione del mondo che l'emigrazione per Pascoli è un dramma terribile perché richiama la rottura del nido familiare. E quindi ancora alla fine della vita Pascoli torna politico impegnato, diciamo così. E quindi noi dovremmo essere bravi a cogliere nel 1911 il discorso La grande proletaria si è mossa, un discorso pubblico, Greta, in cui esalta l'impresa coloniale dell'Italia. Dovremmo quindi essere bravi a distinguere due Pascoli,
lo mette bene in luce il vostro libro che è fatto benissimo. Il Pascoli ideologo, che cerca di coniugare la sua concezione del mondo con l'ideologia socialista, ed è il Pascoli della grande proletaria si è mossa, un Pascoli che comunque ha delle contraddizioni, e poi c'è il Pascoli più puro, il Pascoli decadente, che all'inizio è quello che forse piace meno alla mentalità contemporanea, è meno analizzato, meno approfondito, ma è il Pascoli che con le sue turbe, le sue scissioni, le sue lacerazioni, i suoi problemi, le sue difficoltà a rapportarsi con il mondo, è invece il Pascoli più moderno, più contemporaneo. Ed è quello più apprezzato dalla critica ancora oggi. Ultima annotazione sulla vita, non mi sono dimenticato di dirvi, ma penso sia significativo, che per ben 12 anni Pascoli vince il primo premio internazionale del concorso di poesia latina di Amsterdam, la medaglia d'oro del concorso di Amsterdam. Era il più prestigioso concorso letterario che si svolgeva sulla letteratura latina alla fine dell'Ottocento in tutto il mondo. Pascoli per 12 anni di fila lo vince perché, oltre a essere un ottimo poeta, un eccellente poeta italiano, è anche un eccellente poeta in latino. Abbastanza significativo, no? Che alla fine dell'Ottocento ci sia un concorso in cui autori di tutto il mondo si mettono a scrivere in latino. Latino, lingua morta, sia chiaro. Però riesce a dare nuova vitalità alla lingua latina, tant'è che per 12 anni è considerato probabilmente il migliore al mondo in questa attività. Prima di analizzare le opere di Pascoli, sì, una pagina, vai Giulia. Grazie. Prima di analizzare le opere di Pascoli, cerchiamo di capire qual è la sua visione del mondo. Con Pascoli e con il decadentismo, l'abbiamo già detto, va in crisi quella matrice positivistica che voleva spiegare razionalmente tutti gli aspetti del reale. Abbiamo detto che la formazione di Pascoli fu essenzialmente positivistica, e questo lo ritroveremo nelle sue opere. Quando parla di piante, di alberi, fa una descrizione precisissima di tutte le specie botaniche, di tutte le piante, i nomi specifici. Molto preciso, molto classificatorio, quindi molto positivistico. Però con Pascoli emerge una sfiducia nei confronti della scienza. Cioè, per Pascoli, come per il decadentismo tutto, la scienza non è in grado di spiegare tutte le pieghe del reale, ma ci sono dei significati ulteriori che possono essere compresi soltanto in maniera alogica, alfa privativo in greco vuol dire senza, quindi senza una via logica, e in maniera arrazionale, irrazionale. Quindi c'è una sfiducia nei confronti della scienza come strumento di conoscenza del mondo. Sì, ci insegna tante cose, la scienza ci aiuta a classificare tutto, ma non ci fa cogliere i significati profondi, quei significati profondi che il poeta invece riesce a cogliere maggiormente. Vi ricordate Baudelaire, La natura è un tempio dove i pilastri viventi lasciano ogni tanto uscire delle confuse parole, no? E il poeta è quindi colui che riesce a cogliere questa essenza delle cose. Questa essenza delle cose che si concreta, che si concretizza in alcuni miti, in alcuni legami segreti tra le cose, che solo abbandonando le convenzioni scientifiche razionali possono essere colti nella loro essenza. I grandi miti intorno a cui ruota la concezione della poesia e la concezione del mondo di Pascoli sono essenzialmente due: il mito del fanciullino, uno, segnatevelo, è importantissimo, e il mito del nido, due. Ripeto, la natura, il mondo, la realtà non può essere vista soltanto dal punto di vista razionale, scientifico, c'è una realtà sottesa, ulteriore, che può essere colta soltanto in via analogica, in via intuitiva, in via irrazionale, in via logica,
E questa realtà ulteriore si concretizza in due grandi miti della poesia di Pascoli, che sono da un lato il mito del fanciullino e dall'altro il mito del nido familiare. Cominciamo con il fanciullino. Abbiamo detto prima, saggio fondamentale, 1897, sulla rivista Il Marzocco, Pascoli pubblica questo saggio che si intitola appunto Il fanciullino, in cui spiega la sua concezione della poetica. Cioè, che cos'è la poesia? Come faccio poesia? Per Pascoli il poeta coincide con il fanciullino, che sopravvive al fondo di ogni uomo, anche quando diventa adulto, anche quando impara tante cose, resta negli animi eletti dei poeti soprattutto un fanciullino che riesce a vedere tutte le cose con stupore, come un bambino, no? E come Adamo, che dava il nome a tutte le cose, così anche il fanciullino riesce a nominare tutte le immagini, tutti gli oggetti che vede, con una nuova parola, con un nuovo stupore. È una metafora, ovviamente, quella del fanciullino, no? E serve per identificare la poesia come uno strumento di conoscenza pre-razionale, cioè che viene prima della ragione, preconscia quasi, no? Ricordatevi un motivo che già c'era e che già avevamo visto con il romanticismo. Non so se vi ricordate la questione degli antichi e dei moderni, chi era più vicino alla natura riusciva a cogliere, pensate solo a Leopardi, no? Qua però viene coniato in termine decadente, attenzione, non è più come per il romanticismo. L'atteggiamento irrazionale e intuitivo permette di cogliere la segretezza dei rapporti tra gli oggetti. Ricordatevi le sinestesie di Baudelaire. Siamo in quel contesto storico lì, quel contesto culturale lì. Il poeta è un veggente, dotato di un senso ulteriore. È difficile dire quanto Pascoli abbia letto della grande letteratura decadente, però qua l'idea che ci torna è ovviamente quella dell'Albatros, o dell'Aureola. Il poeta che ha un qualcosa in più. Per esplorare l'ignoto, il mistero e superare le apparenze sensibili. E quindi a che cosa serve la poesia? La poesia non deve essere veicolo di motivi ideologici, politici, pratici. Il poeta canta solo per cantare. Quindi abbiamo una poesia pura. Sottolineate, cerchiate, evidenziate, mettete bene in evidenza questo aggettivo. Poesia pura. Gautier, l'art pour l'art, ars gratia artis. La poesia che è solo poesia. Può avere effetti morali, attenzione, Pascoli crede fortemente che il canto della poesia serva a migliorare la condizione degli uomini, ma non è quello il suo primo fine, quella è una conseguenza. Il poeta non deve scrivere per convincere, per muovere, non lo so, pensate a Tasso, Gerusalemme liberata, per promuovere i valori della Controriforma, no. Il poeta deve cantare per la gioia del cantare, e questo avrà sicuramente degli effetti benefici, come aveva fatto Virgilio, ad esempio, il grande modello di Pascoli, però sarà una conseguenza. Come funziona questa conseguenza? Dando voce all'aspetto emotivo, irrazionale, fanciullesco del bambino, il poeta riesce a placare quel desiderio costante di potenza, di potere, quella volontà di potenza, se vogliamo usare dei termini nicciani o dannunziani, no? Che rende l'uomo sempre insoddisfatto e quindi egoista, avido, che vuole sempre qualcosa di più, sempre insoddisfatto. Invece la poesia del fanciullino riesce a placare questo spirito di avidità dell'uomo creando un'utopia umanitaria, quindi il borghesuccio, dice nel fanciullino, che è contento del suo appartamentino che è stato arredato con poco gusto ma con tanta costanza, no? Il contadino che è contento del lavoro dei campi. E quindi il canto del fanciullino, andando a riscoprire quei valori morali, crea un senso di
bontà, amore, fratellanza, si parla di socialismo umanitario per Pasquali. È un po' stucchevole, è un po' mielenso come ideologia questa, eh? Tant'è che questa dimensione di Pasquali, che è quella che alla fine dell'Ottocento ebbe più successo, anche di critica, cioè la dimensione di Pasquali ideologo, è stata un po' rivalutata dalla critica ed è un po' passato in secondo piano. Noi vedremo fra poco il grande Pasquali decadente, che è molto più moderno, molto più complesso. Non dobbiamo dimenticarci però di questa matrice ideologica, quindi del socialismo umanitario. Con gli occhi del fanciullo, del bambino, si riesce a vedere con nuovo stupore anche le piccole cose. Quindi si parla di poetica delle piccole cose, i fiori, gli alberi, gli animali, il lavoro dei campi. Sono visti con un occhio nuovo, un occhio che permette di riscontrare un nuovo sublime. Una dignità di questi piccoli oggetti comuni non minore rispetto ai grandi temi aulici della poesia ufficiale. E segniamocelo questo perché è un punto di partenza fondamentale che ci permette di capire tutta la poesia del Novecento italiana. Noi parleremo di Gozzano, dei colloqui. Gozzano farà un passo in più, farà stridere, farà cozzare l'aulico, cioè i grandi oggetti, grandi temi con il prosaico, cioè con la vita quotidiana. Gozzano farà rimare Nietzsche con camice, Nietzsche il grande filosofo con le camicie nell'armadio. Sarà una denuncia del ruolo del poeta, molto ironica, molto sarcastica, quasi sardonica, amara, lo vedremo. Poi parleremo anche di Montale, che rinuncia alle grandi piante, ai boschi ligustri, agli acanti, alle cimase, e parlerà invece di piante più semplici, parlerà dei limoni. Con Pascoli siamo all'inizio di questo percorso, perché Pascoli riesce a portare in poesia gli oggetti comuni, dando loro nuova valenza, nuova forza. È un elemento molto, molto significativo di Pascoli. Un grande critico del Novecento, Gianfranco Contini, spero di avervene già parlato, credo di sì, divideva in due filoni la letteratura italiana. Parlava di monolinguismo e di plurilinguismo, cioè c'erano stati autori che avevano usato un'unica lingua, Petrarca, una lingua raffinata, alta, aulica. Invece autori come Dante che avevano usato più lingue diverse, pensate all'inferno con i termini bassi, volgari, al paradiso con i grandi termini aulici. Per Contini, Petrarca è un, scusatemi, Pascoli è un chiaro esempio di plurilinguismo perché riesce a mettere dentro la sua poesia sia termini aulici sia termini quotidiani, ma i termini quotidiani che inserisce hanno una loro valenza. È il caso, ad esempio, lo vedremo fra poco nelle poesie, delle numerosissime onomatopee, cioè quelle parole che derivano dai suoni. Nei campi c'è un gregre di ranelle, videvit, chiu, chiu, fsh, fsh. Nella poesia queste parole, che sembrerebbero delle parole vuote, in realtà nascondono una visione ulteriore di piccoli oggetti, piccoli rumori, piccoli elementi della realtà che invece assumono un significato ulteriore. Quindi, se noi riprendiamo il nostro parallelismo con D'Annunzio, vediamo che siamo esattamente all'opposto, una poetica delle piccole cose contro il poeta Vate, il poeta ideologo. Eppure ci sono piccoli momenti della vita di Pascoli in cui anche Pascoli assurge ad una funzione politica. È questa adesione al socialismo di cui abbiamo parlato prima, che si evolve in una fede umanitaria, dice il vostro libro. Cioè si passa dall'utopia al socialismo scientifico, a un rifiuto però del comunismo, del marxismo, della lotta di classe. L'abbiamo detto prima, no? Il fanciullino deve suscitare la bontà degli uomini, che devono superare la loro avidità, devono cercare questo socialismo umanitario. E quindi Pascoli riprende molte tematiche dal cristianesimo delle origini, dal francescanesimo. C'è una cosa però che ci
ci disturba probabilmente. In questa esaltazione del piccolo proprietario rurale, del piccolo borghese che abbiamo detto, non riusciamo a spiegarci il nazionalismo. Il nazionalismo che porta Pascoli a esaltare l'intervento dell'Italia in guerra nell'impresa coloniale di Libia. Cioè, l'Italia va a fare violenza contro altri uomini e Pascoli esulta. Com'è possibile in questo quadro di socialismo umanitario? Questo si spiega con il grosso problema dell'emigrazione, che citavo prima ma che adesso riprendo. Lo vedremo bene anche in un poemetto che dopo leggiamo, che si intitola Italy, in cui Pascoli racconta la storia di alcuni emigrati italiani in America che tornano in Italia. Pascoli non riesce a concepire un paese come l'Italia che non riesca a dare un nido ai suoi figli. Divide il mondo in grandi potenze, in grandi nazioni, e le nazioni proletarie, cioè le nazioni povere. L'Italia è una grande proletaria, quindi è un paese povero, ma grande, per i suoi passati classici, per la sua dimensione. Finalmente la grande proletaria si è mossa, cioè sta cercando un modo per dare delle terre, per dare un futuro a tutti i suoi figli, quei figli che invece fino a quel momento dovevano lasciare il loro nido familiare a causa della povertà, emigrare, andare in paesi in cui venivano sfruttati e che dove non avevano una casa, erano estranei. Quindi è per questo che, con notevoli contraddizioni, sia chiaro, Pascoli esalta la guerra di Libia. Quindi abbiamo detto, un poeta delle piccole cose che fornisce quasi un'immagine edulcorata, edulcorata vuol dire raddolcita, della realtà, questo Pascoli, che poi con contraddizioni arriva al discorso grande proletà si è mossa, diventa il grande poeta della scuola. Ovviamente, no? Valori morali, valori etici, un po' di dolcezza milensa. Questo è il Pascoli che viene fatto imparare a memoria. Tutti voi, penso, all'elementare avrete fatto qualche poesia di Rodari, per dire. Ecco, se foste vissuti 100 anni prima, invece di fare le poesie di Rodari, avreste fatto le poesie di Pascoli a memoria. All'epoca si studiava veramente a memoria, ve le facevano imparare tutte. E imparate a memoria questa, imparate a memoria quella. Tutti gli italiani studiavano sulle poesie di Pascoli, che diventa quindi un po' l'ideologo, no, di questa Italia di inizio Novecento. Abbiamo detto prima, e concludo così la spiegazione sulla poetica di Pascoli, che noi oggi apprezziamo molto di più il Pascoli decadente, cioè il Pascoli delle contraddizioni, un Pascoli inquieto, tormentato, morboso. Le piccole cose sono soltanto un'apparenza, c'è un significato dietro di loro e hanno tutti dei sensi allusivi e simbolici. Vedremo il canto dell'assiuolo che ricorda la morte, il gelsomino notturno, la digitale purpurea che rappresenta la tentazione del peccato, la morbosità della tentazione erotica, le ossessioni, il ricordo dei defunti, il vischio che è una pianta che si aggancia a un'altra pianta parassita e la soffoca. Ci sono tutte le angosce, le lacerazioni della coscienza moderna. E vedremo come un ruolo particolare giocano le piante, che già avevamo citato in Des Essentes, in Arebura, nel romanzo di Guisman, erano un po' il luogo della seduzione, ma anche della perdizione di questo estete. Vi ricordate il giardino curatissimo con tutte queste piante, questo orto botanico stupendo, dove però Des Essentes poi si perde. E quindi noi andremo alla ricerca di queste inquietudini sottese che rappresentano delle turbe psicologiche, sicuramente. La grande scoperta del decadentismo è l'inconscio. Freud scrive poi all'inizio del Novecento una serie di opere fondamentali sull'inconscio, l'abbiamo già accennato quando vi anticipavo Svevo. Ciò che noi sappiamo della nostra coscienza è soltanto la punta dell'iceberg, sotto c'è un mondo di inconscio, cioè di non conosciuto gigantesco, ma dal punto di vista scientifico Freud ci arriverà soltanto
dopo. Il decadentismo anticipa, riesce a cogliere questa dimensione. E se noi lo leggiamo poi con la chiave addirittura di Freud, psicologica, capiamo tantissime cose e quindi comprendiamo ancora di più la modernità di questa corrente culturale e di questi poeti, di questi scrittori. Chiudo la prima ora con due annotazioni formali. La prima è che la premessa è che Pascoli rompe in maniera clamorosa con la tradizione, ma rompe con la tradizione rimanendo dentro la tradizione. Questo lo rende un poeta estremamente, estremamente peculiare, estremamente grande, potremmo dire. Cioè, pur rimanendo all'interno della tradizione, quindi con i versi tradizionali, con riprende anche le terzine dantesche, per dire, no? Riesce a rompere con la grande tradizione letteraria italiana, inserendo il prosaico, abbiamo detto, quindi inserendo le piccole cose, ma anche come sintassi, quindi passando dai rapporti gerarchici tra le cose, dalla subordinazione, alla paratassi, alla coordinazione, alla giusta posizione, cioè a fianco degli elementi, senza connessione logica. Vi ricordate, abbiamo citato temporale, il cielo nero del temporale, le ali bianche di un gabbiano. Emanuele? Coordinazione, cioè la giusta posizione, l'associazione, il parallelismo, la vicinanza di due o più elementi che sono coordinati tra loro magari solo da una virgola, da una sindete, oppure da niente. Ma questo non è semplicemente un dato sintattico, è un dato che ci fa comprendere la visione del mondo di Pascoli. La subordinazione, i rapporti gerarchici vuol dire che c'è una visione del mondo unitaria, ordinata, precisa, gerarchica. La coordinazione, le improvvise associazioni, le analogie ci fanno capire che la visione del mondo è alogica, è un'intuizione del poeta fanciullo, no? Del fanciullino, che coglie un'analogia, ad esempio, tra le ali della casa bianca in mezzo al temporale e le ali bianche del gabbiano, che è una metafora, che è un'analogia che sottende dei valori ulteriori, ma che devono poi essere esplicitati, non sono così immediati. Non ci sono più le gerarchie, e questa è una caratteristica che avvicina, cioè che crea la tradizione del Novecento. L'abbiamo già accennato, ma riprendo: le parole onomatopeiche e il valore fonosimbolico. Ricordatevi questo termine, il valore fonosimbolico, il fonosimbolismo, cioè anche il suono delle parole, i rumori, i suoni, hanno un loro significato, al di là del significato della parola. Conta la differenza tra significante e significato. Se io dico cane, se io dico dog, se io dico shen, identifico sempre quell'animale a quattro zampe amico dell'uomo. Quello è il significato, cane, dog, cioè l'animale a quattro zampe amico dell'uomo. Il significante è il suono, insieme alle parole, cane, dog, shen, ecco. Contano anche i suoni. Ricordatevi, abbiamo detto, la sinestesia, la mescolare di suoni, rumori, immagini, profumi, sapori, quindi sfere sensoriali diverse che creano un significato ulteriore. Lo vedremo nelle poesie. E quindi, per concludere, il linguaggio analogico, il fonosimbolismo, le riproduzioni onomatopeiche, le parole prosaiche dentro la poesia, la frantumazione della sintassi, fanno di Pascoli, che è ancora un autore dell'Ottocento, un poeta dentro il Novecento. Cioè il poeta che fonda la tradizione novecentesca. È un po' il punto di passaggio, siamo arrivati al punto di svolta, no? Il turning point. Tra 800 e 900. Possiamo quasi dire di essere a metà del nostro programma di italiano, no? Con Pascoli chiudiamo l'800 e iniziamo il 900. Noi quest'anno facciamo sostanzialmente 800 e 900. Con Pascoli siamo a cavallo, siamo al momento di passaggio dei due secoli. Nella prossima ora poi andiamo a leggere i testi ad approfondire queste tematiche che abbiamo visto.